Ciao ragazzi, qui Simone e qui Stefano di Photoshop Facile. Nel video di oggi vedremo come realizzare un incredibile effetto acquarello in Photoshop e in più ti regaleremo dei nostri personalissimi pennelli. Sì, roba veramente tosta. Già, iniziamo. Sai, provando a cercare tutorial effetto acquarello su internet, ecco cosa salta fuori. Oh mio Dio! Mi viene da vomitare. Insomma, pensiamo tu abbia già capito il motivo di questo video. Vogliamo farti evitare di realizzare quella roba. Già. Quindi ti prenderemo per mano e ti porteremo a realizzare un incredibile effetto acquarello. Ok, che cosa devi sapere prima di iniziare? Beh, semplicemente che questo video è diviso in due parti. Nella prima parte prenderemo la nostra immagine e la stilizzeremo. Quindi cercheremo di renderla un po' più finta, un po' più cartoon, più disegnata. Mentre nella seconda parte prenderemo la nostra immagine stilizzata e cercheremo di riportarla sulla carta. Ecco, non una semplice carta, ma questo tipo di carta. Un tipo di carta ruvida assorbente. Ruvida e assorbente? Sì, ma non troppo. Infatti è un tipo di carta specifica proprio per l'acquarello. Ok, tralasciamo queste cose. Stefano, ti vedo ancora un po' confuso. Sì, ero rimasto ancora ruvido e assorbente, ma vabbè, tralasciamo. Vabbè, roba semplice, insomma. Ecco, per rendere il nostro effetto acquarello ancora più realistico, andremo a sfruttare dei nostri personalissimi pennelli. Ragazzi, questi pennelli sono una bomba, quindi trovate il link per scaricarli qui sotto in descrizione. Ok, basta chiacchiere, direi di iniziare subito, ma prima c'è una cosa molto importante che devi sapere. Infatti, se vuoi imparare ad usare Photoshop, acquisire un metodo di lavoro che ti permetta di muoverti autonomamente all'interno del programma, allora non puoi perderti Photoshop Facile, il primo corso per imparare ad usare Photoshop e realizzare immagini mozzafiato anche se parti da zero. Un corso in cui io e Simone abbiamo compresso tutta la nostra esperienza di oltre 10 anni. Sai, a differenza degli altri corsi di Photoshop che puntano ad un tipo di formazione tradizionale, vecchia, che trascura la pratica per esaltare la teoria, il corso Photoshop Facile ti fornisce il nostro personalissimo metodo di lavoro orientato alla pratica. E questo per i nostri studenti significa imparare ad usare Photoshop divertendosi. Infatti pensiamo che il divertimento sia una componente essenziale per l'apprendimento. Bene, se non ci credi, io e Simone vogliamo darti la possibilità di iniziare il corso Photoshop Facile in modo totalmente gratuito. Infatti, qui sotto in descrizione puoi trovare un link che ti porterà direttamente alle prime tre lezioni del percorso Photoshop Facile. Basterà inserire il tuo nome, la tua email e il gioco è fatto. Quindi vai sul link qui in basso e niente, iniziamo con il tutorial di oggi. Mano sul mouse e apriamo Photoshop. Sì. Ed eccoci qui all'interno di Adobe Photoshop CC 2018. Come puoi notare, abbiamo già importato l'immagine su cui andremo a lavorare oggi. Sì, si tratta dell'immagine di una ragazza molto carina e il nostro scopo sarà proprio quello di trasformare questa immagine in un fantastico capolavoro in acquarello. Ok, questo tutorial, come ti abbiamo già accennato nell'introduzione, si divide in due step. Nel primo step andremo a stilizzare la nostra immagine e nel secondo step andremo a riportare la nostra immagine sulla carta. Faremo anche uso dei nostri fantastici pennelli, ma questo lo vedremo più avanti. Stefano, basta chiacchiere. Per prima cosa duplichiamo il nostro livello di sfondo, quindi digitiamo Command più J per Mac o Control più J se utilizzi Windows. A questo punto, visto che per stilizzare la nostra immagine utilizzeremo diversi filtri, il nostro consiglio è quello di convertire il livello in un oggetto avanzato. Quindi facciamo tasto destro, converti in un oggetto avanzato. Siamo sul nostro livello convertito in oggetto avanzato e proprio qui andremo ad applicare il nostro primo filtro. Quindi ci dirigiamo su filtro, galleria filtri. All'interno di questo pannello Photoshop ci mette a disposizione veramente tantissimi filtri, tutti divisi per cartelle. Ci spostiamo all'interno della cartella artistico e proprio qui faremo clic su effetto acquarello. Questo filtro cerca di ricreare un effetto acquarello, certo il risultato sarà molto approssimativo, ma hey, siamo solo al primo filtro. Qui sulla destra possiamo andare a regolare tutte le impostazioni di questo filtro. Abbiamo dettaglio pennello che nel nostro caso andremo ad aumentare. E quindi l'effetto finale sarà un po' più marcato. Intensità ombra, anche qui aumentiamo questo valore, lo portiamo a 2. E come puoi notare tutta la nostra immagine è diventata più scura. Infine troviamo texture, beh il nostro consiglio è quello di lasciare ad 1 questo valore, quindi al minimo. Bene, diamo ok. E signore e signori, visto che il nostro livello era un oggetto avanzato, il filtro ci è stato registrato all'interno di filtri avanzati. Eccolo qui, galleria filtri. Quindi in qualunque momento possiamo aprire il pannello galleria filtri e modificare da dove eravamo rimaste. Ok, ma questo non è l'effetto finale, infatti dobbiamo continuare ad applicare altri filtri. Quindi andiamo su filtro, ci dirigiamo sempre su galleria filtri. E questa volta applicheremo effetto ritaglio. Eccolo qui. Come puoi notare, la nostra immagine subirà un processo di posterizzazione. Sembra proprio finta. Naturalmente anche qui possiamo modificare le impostazioni del filtro. Quindi numero livelli, beh questo valore direi di portarlo al massimo, quindi lasciamo 8. Semplicità contorno, diminuiamolo e lo portiamo a 0. Ed infine troviamo precisione contorno. Beh questo lo lasciamo a 2.
Diamo ok. È una cosa veramente fighissima nello sfruttare gli oggetti avanzati, oltre che ci permettono di registrare ogni singolo filtro, sta proprio nel fatto che per ogni singolo filtro possiamo modificare il metodo di fusione e l'opacità. Come fare? È molto semplice, per esempio per quanto riguarda l'ultimo filtro che abbiamo applicato, eccolo qui, basterà fare clic su questa icona qui. Quindi facciamo doppio clic e voilà! Si aprirà questo pannello che ci dà la possibilità di andare a modificare il metodo di fusione solo del nostro filtro. Come puoi notare, l'ultimo filtro che siamo andati ad applicare è andato a stravolgere un po' troppo la nostra immagine. Quindi tutto quello che dobbiamo fare è cambiare il metodo di fusione da normale a luce puntiforme. Ta-da! Sì, così direi che va molto meglio, quindi diamo su ok. Ragazzi, non è ancora finita qui, quindi continuiamo a stilizzare la nostra immagine. Ci dirigiamo su filtro, sfocature, sfocatura migliore. Ecco, come puoi notare qui possiamo modificare il raggio e la soia della nostra sfocatura. Direi di portare il raggio a un 5, soia 100%. Diamo ok. E anche qui andremo a modificare le opzioni di fusione del nostro filtro. Quindi filtro sfocatura migliore, qui sulla destra ha la sua levetta e ci facciamo un doppio clic. E visto che la nostra immagine risulta in questo momento un po' troppo scura, direi di cambiare il metodo di fusione da normale a scolora. Ecco, piccola parentesi, io e Stefano all'interno del percorso Photoshop Facile abbiamo approfondito tutti i metodi di fusione presenti all'interno di Photoshop. È una lezione molto interessante, quindi se non sai come funzionano i metodi di fusione, non li hai mai approfonditi, mai compresi del tutto, ti consigliamo di entrare all'interno del corso Photoshop Facile, molto importante. Chiudiamo questa parentesi, tornando a noi abbiamo applicato il metodo scolora, ma l'immagine risulta un po' troppo chiara. Quindi perché no? Andiamo a modificare l'opacità del metodo fusione che abbiamo impostato. Quindi da 100% direi di portarci verso un 50%, dai, circa la metà. Diamo ok. Infine, come ultimo filtro, signori, siamo all'arrivo, direi di andare ad accentuare ancora di più quelli che sono i bordi della nostra immagine. Quindi andiamo su filtro, stilizzazione, trova bordi. Ta-da! Ragazzi, non preoccupatevi, naturalmente non è questo il risultato finale. Anche qui andremo a modificare l'opzione di fusione del filtro trova bordi. Quindi facciamo doppio clic sulla levetta e il nostro obiettivo è quello di conservare tutti questi tratti che visualizziamo qui ed eliminare il bianco. Per farlo c'è solo un modo. Dobbiamo cambiare il metodo di fusione da normale a moltiplica. Sì, molto meglio, diamo ok. Ragazzi, finalmente ce l'abbiamo fatta, infatti abbiamo stilizzato la nostra immagine. E solo adesso siamo pronti per mettere su carta, nel vero senso della parola, la nostra immagine. Eh sì, infatti adesso tutto quello che dobbiamo fare consiste nel prendere la nostra texture di carta ed importarla all'interno di Photoshop. Simone, perché hai chiamato questa cartella Tutorial Butter? Vabbè, non lo so. Importiamo la nostra immagine, diamo ok. La texture naturalmente non è stata scelta a casaccio. Infatti questo è proprio il tipo di carta che viene utilizzata per realizzare lavori in acquarello. Ruvida e assorbente. Prendiamo il nostro livello carta e lo trasciniamo al di sotto del nostro sfondo copia. Questo perché appunto l'immagine dovrà trovarsi sopra la carta, no? E per creare a questo punto il nostro effetto, tutto quello che dobbiamo fare consiste nel dirigerci sul nostro sfondo copia e creare una maschera di livello. In poche parole, la maschera di livello ci permette di far apparire o nascondere porzioni di un nostro livello. E lo fa sfruttando i colori bianco e nero. In questo momento la maschera è bianca, quindi stiamo facendo visualizzare tutto il contenuto del nostro livello, ma invertendo questa maschera, quindi pigiando i tasti Command più I o Control più I se utilizzi Windows, la maschera diventa nera, quindi in questo momento è nascosto tutto il contenuto del nostro livello. Se vuoi approfondire il funzionamento delle maschere di livello, io e Stefano abbiamo rilasciato le prime tre lezioni del percorso Photoshop Facile in modo totalmente gratuito. Ti consigliamo vivamente di vedere queste prime tre lezioni gratuite, infatti ti forniamo proprio le basi per comprendere il programma. Bene, abbiamo la nostra maschera nera, prendiamo il nostro strumento pennello e solo a questo punto, ragazzi, potremo sfruttare i nostri fantastici pennelli acquarello. Eccoli qui i nostri pennelli acquarello, puoi scaricarli con il link che trovi qui in basso in descrizione e per installarli è veramente molto semplice. Infatti basta dirigerci all'interno del pennello, eccolo qui, cliccare sull'icona bullone e dirigerci su importa pennelli. A questo punto basterà selezionare i pennelli che avrete scaricato. Andiamo su nulla, noi li abbiamo già installati. E a questo punto tutto quello che dobbiamo fare consiste nell'andare a fare diverse pennellate sulla nostra maschera di livello. Ovviamente il colore del nostro pennello deve essere bianco. Questo perché la nostra maschera in questo momento è nera. Quindi strumento pennello, iniziamo con un pennello a caso. Eccolo qui. Per modificare la dimensione del pennello basterà tenere premuto contemporaneamente i tasti Ctrl più Option oppure Alt più Ctrl se utilizzi Windows e spostarti a destra per aumentare o a sinistra per diminuire la dimensione. E voilà! Ecco la nostra prima pennellata. Naturalmente noi ti consigliamo di sfruttare per ogni pennellata pennelli diversi.
in questo modo. Ragazzi, naturalmente non c'è bisogno di essere precisi, è un lavoro molto molto creativo, quindi è anche molto divertente. Basterà selezionare un pennello a casaccio e fare i click sulla composizione. Molto semplice. In questo momento abbiamo aumentato la velocità, quindi è una visione più globale di tutte le pennellate che Simone sta portando sulla composizione. Di pennelli ce ne sono veramente tanti, quindi ragazzi potete sbizzarrirvi come vi pare. Piccolo consiglio, se fai una pennellata e ti rendi conto che non ti piaceva, per tornare indietro basterà premere i tasti COM più Z o CTRL più Z se utilizzi Windows. Nel caso in cui tu voglia andare a modificare l'angolo di un determinato pennello, tutto quello che devi fare consiste nel selezionare il tuo pennello e spostare l'angolo da questa lavetta. Quindi, per esempio, puntando questa freccia verso il basso, nota come il mio pennello avrà una rotazione diversa. Quindi verrà ruotato verso il basso nel nostro caso. Ve lo ripetiamo, non c'è bisogno di essere precisi. È tutto un lavoro di creatività. Non esiste il giusto e sbagliato, quindi la pennellata giusta, la pennellata sbagliata, dimenticatevi queste cose. E signore e signori, ecco qui il nostro risultato finale. Quindi con un po' di pennellate siamo andati a ricreare un effetto acquarello veramente niente male. Nel caso in cui ci fosse una pennellata di troppo, possiamo benissimo cancellarla. Quindi basterà cambiare il colore da bianco a nero, prendere lo strumento pennello, magari prendiamo un pennello normale, eccolo qui, durezza 0%, e basterà fare dei semplici click per andare a nascondere tutte le pennellate in eccesso. È veramente molto semplice. Altra cosa, se vogliamo spostare tutta la nostra composizione al centro, ci basterà premere Command T o Ctrl T se utilizzi Windows, ci troviamo sul livello sfondo copie, spostiamo il tutto più a sinistra. Diamo ok. Infine, ultimo consiglio, possiamo perché no applicare delle curve. Quindi ci dirigiamo sul riempimento, curve, e qui possiamo modificare i bassi toni, i mezzi toni e i toni alti. In questo modo. Ecco, facciamo un prima e dopo delle nostre curve, prima, dopo. Come puoi notare, le curve sono state applicate anche sullo sfondo, cioè sulla carta. Noi vogliamo che vengano applicate solo sull'immagine della nostra ragazza, quindi solo sul nostro acquarello. Per farlo basterà dirigerci sulla parte inferiore del nostro livello curve e tener premuto il tasto Option se utilizzi Mac oppure Alt se utilizzi Windows. Una volta essere apparsa questa icona, facciamo un semplice click. Ta-da! Prima, dopo. Beh, in realtà potremmo continuare ad aggiungere altre regolazioni, ma noi ci fermiamo qui. Speriamo che questo tutorial ti sia piaciuto. Se sì, lascia un mi piace a questo video, ci renderesti super felici. E noi ragazzi, beh, ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Qui Stefano e Simone di Photoshop Facile. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!